Ciao a tutti, io sono Simone di IoIlMioZaino.it. Sul mio canale e sul mio blog troverete tutto il necessario per girare il mondo e vivere una vita d'avventure. In questo video parliamo dell'Osprey Daylight. L'Osprey Daylight è uno zainetto da viaggio e escursionismo giornaliero. Ha un volume di 13 litri e pesa solo 500 grammi. Il materiale principale è un 210D Nylon Oxford, leggero e resistente ma non molto impermeabile, perciò ricordatevi la copertura per la pioggia. Questo zainetto è davvero comodo. Lo schienale è abbastanza rigido e ben ventilato. I spallacci sono morbidi, ergonomici e traspiranti. Sono anche una cinghia pettorale con tanto di fischietto e una cinghia lombare removibile nel caso non vi serva. Ora vediamo le tasche. In alto abbiamo un piccolo scomparto con un portachiavi, due tasche elastiche e un po' di spazio extra per, che ne so, una fiaschetta d'alcolizzato. Sui lati ci sono due tasche elastiche perfette per delle borracce e due cinghie di compressione. Dietro allo schienale c'è una tasca esterna per la sacca idrica. Se andrete a fare escursioni non guidate in un paese molto caldo, con una borraccia o anche due ci fate ben poco. In più, il fatto che sia esterna vi permette di non dover scambiare la sacca per il computer prima di uno spostamento. Lo scompartimento principale ha un'apertura generosa. All'interno c'è abbastanza spazio per tutto quello che può servire durante una giornata all'aperto e c'è anche una tasca leggermente imbottita, ma solo sul fondo, per il PC, libri o i vostri segreti più oscuri. Perciò non dimenticatevi la custodia per il computer. Come tutti gli zaini della linea Daylight, può essere agganciato a diversi zaini da viaggio Osprey tramite quattro specie di bottoni. Gli zaini a cui si integra sono molti e ce n'è uno per ogni viaggiatore e viaggiatrice. I Far Point e Far View Track, dai 50 ai 75 litri, sono gli zaini per viaggiatori più avventurosi. Poi c'è la linea Porter, che sono zaini da viaggio più urbano. Per chi volesse uno zaino da viaggio, senza rinunciare alla comodità delle ruote, i Far Point e Far View Wheels, dai 36 ai 65 litri, offrono un'imbarcatura tecnica a scomparsa. Molto simile a quest'ultimi c'è la linea Soge, anche loro con un'imbracatura tecnica scomparsa ma più pesanti e robusti, per chi userà più le ruote che la modalità zaino. Esteticamente, secondo me, lo zaino è carino. È disponibile in diversi colori come viola, verde, questo blu verdone e rosso. Ma c'è da sottolineare che il grigio è in realtà più un blu, come potete vedere nel video. Per chiudere con dei pro e dei contro, la possibilità di aggiungere questo zainetto a degli zaini da viaggio diversi è una caratteristica utilissima e che non si vede tutti i giorni. La tasca esterna per la sacca idrica aggiunge tanta versatilità e il rapporto qualità-prezzo è ottimo, essendo Osprey un mega brand. Dalla parte dei contro invece non è inclusa una copertura per la pioggia. Il colore non corrisponde a quello nel sito ed è una cosa che mi è successa più di una volta con i prodotti Osprey, e qualche tasca in più non guasterebbe. Per concludere, l'Osprey Daylight è uno zainetto semplice e versatile, ha le caratteristiche necessarie a ogni viaggiatore e lo consiglio a chi piace viaggiare minimal, a chi piace viaggiare leggeri. Se avete delle domande su questo zaino, mettetele nei commenti. Grazie mille per aver guardato questo video. Se questo tipo di contenuti vi piacciono, mettete un like e iscrivetevi al canale. E alla prossima settimana.